Carissimi amici della Pogonotomia, buon pomeriggio, buona serata, non so quando vedete questo video. E qui abbiamo la Vitos. No, perché l'amico Matteo, siccome io ero un periodo che non posso fare tanti video, insomma, ho un po' di casini col lavoro, poi l'estate, insomma, cioè, mi ha detto, ma perché non fai un po' sul Vitos? Allora io ho questa roba qua, che vedete, molto discreta, no? Questa confezione da. Dove la. Dici, ecco, mezzo litro praticamente. Praticamente questa qua è Vitos. E niente, quindi usiamo il Vitos, il video di oggi è dovuto all'arrivo di questa novità, che è il FATIP, edizione limitata. Il piccolo Special Edition. Allora, cosa possiamo dire innanzitutto? La FATIP è un'azienda italiana artigianale. Io ho anche avuto l'onore di intervistare, quando ero direttore di espansione, il titolare, che mi ha raccontato come producono questi rasoi, che tra l'altro sono nati negli anni, insomma, 50, 60, poi sono stati un po' abbandonati. E poi sta ripresa la produzione, ma così, insomma, come loro fanno molte altre cose, fanno sgorbi e fanno. Poi chiaramente in quest'ultimo periodo, diciamo pure che la rasura tradizionale ha ripreso un po' piede, quindi probabilmente loro si sono. Adesso io non ho più sentito nessuno, quindi non so, però vedo questo modello così tutto sofisticato, anche con la scatola bella elegante. Negli anni 2000, così, quando io ho preso i primi fatti, erano scatole proprio grezze, però il rasoio alla fine era molto valido, come lo è sicuramente anche questo. Questo è fatti piccolo, facciamo quello che gli amanti dell'inglesismo chiamano unboxing, io lo chiamo scartare, no? Cioè, scartare. Perché poi è così, no? Cioè, bisogna sempre parlare inglese, non so per quale motivo. Comunque, va bene, fatti, qua c'è la fascetta, no? E vedete che io l'ho ricevuto stamattina, quindi non. Questo rasoio è venduto con due teste, quindi con la testa classica della FATIP, quindi a pettine aperto. Ma se uno vuole, come farò io oggi, visto che la parola di un giorno, anche la testina gentile, quindi l'imbarazzo della scelta. Ora, rasoio pesante, perché sono 80 grammi, quindi facciamo così, mettiamo già la testina gentile. Vedete, i pettini sono due, particolarità, è nuovissimo, è appena uscito. I pettini sono due, dorati, entrambi dorati, ed è il gentile e il classico. Pettine aperto, pettine chiuso. Invece il manico è cromato, scuro, si vede bene, spero, eccolo qua, e il coprilametta anche, eccolo qua. Allora, come lo armiamo? Armiamolo con possiamo fare una doppia, metterne due, questa è una stupidata, però effettivamente carino, eh? Vabbè, stupidaggine. Mi sono preso per curiosità, visto che non mi sono trovato bene con le Derby, queste qua le Premium. Le Premium, che non capisco da cosa differiscono dalle altre, testero sul viso. Comunque, alla fine sono svedesi, anche se hanno la fabbrica è turca. E la composizione è molto ricca di sostanze: cromo, ceramica, platino, tungsteno e polimeri. Adesso andiamo a aprire la confezione, anche questa è nuova, quindi facciamo proprio tutto nuovo oggi. Oggi, infatti, ma prendiamola là sotto, anche perché c'è un modo per aprirla qua, eh.
Non, ah, perché c'è l'adesivo. Ecco perché. Perché c'è l'adesivo e vediamo se. Comunque, facciamo così, va. Guardate. La prendiamo di qua. Una confezione. Qua. Tra l'altro, economica, perché su Amazon 9,80-90 euro, sono 100 lame. Quindi. Allora, scartiamo la rametta. Eccola qua. Eccolo, che si differenzia dalla, adesso vado a cercare, ma non troverò ovviamente, ma chi cerca non trova, la differenza, eccolo qua, questa è la normale, normale dico per dire, eccolo qua, che poi alla fine gli ingredienti sono gli stessi, e questa è la premium. Vabbè, vediamo la differenza. Se c'è, perché è tutto da vedere. Eccola qua. Allora, vi hanno detto che barba di un giorno, quindi al di là di questa boutade mettiamo il pettine chiuso, scartiamo la nostra lametta. Eccolo qua. Derby. Allora. E armiamo il nostro Fatip edizione limitata, il piccolo, con la coroncina, un po' di marketing anche per il Fatip, non fa male. Giustamente, poi c'è chi sostiene che, no? L'arte generalità faccia un po' a botte con la promozione, ma in realtà, ecco, vedete come è ben esposto là, ma se fate piccolo, tradizionale, classico, diciamo con questi colori, ricorda un po' stile impero, io direi un fatti stile impero. Allora, quindi rimaniamo sulla Vitos, questo è da barbiere, uso professionale. D'altronde, ragazzi, cioè, questo quando ci metto, cioè, io ho sempre detto: se io dovessi mettere mandare alla fine i saponi che ho, le creme che ho, cioè, lo lascio mio nipote, cioè, io non sopravviverò alle mie creme. Pennello che ho messo a bagno, il Simpson The Colonel, tasso perché è una crema XL. Allora, ciotola ormai immancabile, Rock Contini. E a questo punto apriamo la nostra Vitos e direi adesso è un po' duro che l'ho lasciato in frigo io, perché d'estate, questo ormai è un anno, direi di mettere, ecco, direi si vede così, così che va bene, mentolata. Mentolata, e questa torna in frigo perché sarebbe un peccato sprecarlo, che si sciolga, insomma. Allora, facciamo andare l'acqua calda, barba cortissima, quindi per provare, così questo mondo della rosa tradizionale è sempre più un po' strano, no? Sta diventando un po' strano, eh. Ecco, allora iniziamo con il tasso delicato, però la crema è molto morbida, mentolata. Acqua calda, urge per montare un po' meglio.
direi che montare monta questa Vitos, chiaramente in formato da barbiere. Piacevole, non ambiziosa, però perché devono essere tutte incasinate queste creme? Ci dico anche, va bene così, cioè, ci sono dei produttori eccezionali, io ho delle creme di produttori eccezionali che riempiono il loro prodotto di sostanze, ma anche una crema, diciamo così, sincera, tranquilla, cioè, bella mentolata, cioè, non vedo quale sia il problema, no? Cioè, evitiamo di, secondo me, la mia opinione, di diventare troppo pretenziosi, no? Va anche bene così, cioè, se uno vuole radersi tradizionalmente, può farlo con due soldi. Una vita del genere quando durerà 6 mesi, secondo me 6 mesi dura, ma anche di più, mezzo litro, penso chilo, mezzo litro, secondo me. Poi è chiaro che se uno vuole prendersi dei saponi particolari, di verissimo, sono ottimi, non... però anche questo. Io che ne ho tantissime, non noto tutta questa differenza, poi magari non sono così sensibile come altri rasatori, però certo che c'è differenza tra un sapone da 50 euro e uno da... neanche 10 euro al mezzo chilo, è ovvio che c'è differenza, però non tutta quella, ecco. Cioè, bene, andiamo di Fatip stile impero piccolo, edizione limitata. Testina gentile in questo caso. La Meta Derby Extra Premium. La prima impressione è veramente di un rasoio gentile, cioè la lama quasi non si sente. Vedremo alla fine, o meglio sentiremo alla fine del primo passaggio, se la delicatezza dell'effetto sulla pelle sarà inversamente proporzionale all'efficacia, sarà una rasura efficace. Io qui tiro sempre sul naso per evitare di tagliarmi qua. Intanto ne approfitto perché qualcuno di voi mi ha chiesto, non so se su Facebook o su YouTube, quante volte va cambiata la lametta, cioè la domanda delle domande. Allora, approdo via molto, faccio una piccola... Quindi la lama è efficace, la rasoio pure. Semplicemente questa configurazione la rende docile. Allora, mentre mi sciacquo il viso e mi preparo la seconda passata, dico la mia sulle lamette. Allora, le lamette sono molto affilate. Il filo è millimetrico, anzi submillimetrico, credo. Sicuramente submillimetrico. È evidente che se uno si rade a ogni rasatura il filo un po' perde, ma la domanda è: sono inutilizzabili? Cioè dopo una rasatura vanno buttate?
La risposta è no. Reggono tranquillamente anche le più economiche 2/3 rasature, ma secondo il mio giudizio il gioco non vale la candela, cioè nel senso, questo pacco qua sono 100 lamette, costa 9,80 euro. Ora, facendo pure il conto che uno ci si rada tutti i giorni, qui ce ne sono 100, 360, quella sono 35-36 euro, dico per dire. Ora, 35-36 euro sono l'equivalente di 3 o 4 ricariche di un multirama. Quindi, di quelli voluti, di quelli nuovi. Quindi, che durano meno, tra l'altro. Quindi, alla fine, è vero che andiamo a risparmiare qualcosa, ma è sempre meglio avere una lama al massimo dell'efficienza. Quindi hanno ragione tutti. Se qualcuno mi dicesse, ma tu risparmi usando una lametta 2 volte, dico sì, certo, è vero. E mi dice, ma guarda, non solo risparmi, hai anche un risultato accettabile. Sì, non discuto. Però è meglio per la prima volta. Al primo taglio la lama è più efficiente, chiaro? Perché poi, e alcuni l'hanno anche vista al microscopio, il filo ne patisce. Quindi la domanda è: ma ne vale la pena? Pur ammettendo che la lama regga tre rasature, ne vale la pena? Per quello che costa all'anno? No, non ne vale la pena. Questa è la mia opinione. C'è però un escamotage. I più parsimoniosi potrebbero utilizzare questa tecnica, cioè utilizzare solo un lato della lama per ogni rasatura. Bisogna poi ricordarsi qual è, eh. In quel caso sì, però ripeto, al netto delle lame giapponesi che costano un po' di più. Noi abbiamo un'enorme, enorme scelta di lamette che possono costare, diciamo, 10, sui 10 euro alle 100, anche meno. Pelo obliquo andato, molto bene. Un piccolo ritocco ci vuole qua. Quindi, avendo fatto questo conto nella serva, no? La vera domanda da porsi è: ma ne vale la pena? Secondo me no. E quindi io la cambio ogni volta. Anche perché poi va conservata bene, va messa comunque in una situazione sterile, cioè diciamo, per quello che costa, usiamola una volta. Poi chi vuole, chiaramente, qui chiaramente montaggio più allungato perché andiamo in contropelo, quindi scorrevolezza. Allora, FATIP, baluardo italiano dei rasoi di sicurezza.
che esce un po' dalla sua routine con un prodotto che di fatto è un po' un prodotto, diciamo, che non è che non ci fosse già, perché infatti piccolo c'era già, però non c'era ad esempio la cucina gentile. Si vocifera di un progetto di Slam Bar. Vedremo. Ecco, io amo molto Fatip per quello che rappresenta e per i rasoi che fa. Quello che non vorrei, in generale, parlo proprio da consumatore, da cliente di Fatip, cosa che finora non è successa e me ne rallegro, che insomma ci fosse un cambiamento troppo marcato nel tipo di filosofia e di approccio, no, dell'azienda di Premana. Io preferisco una Fatip artigianale, anche magari con le sue piccole caratteristiche, tipo la lama che alcuni dicono che in certi modelli, invece io sono stato benissimo, cioè, chiaro che è un prodotto, ripeto, artigianale, fatto ancora con macchine di un certo tipo, quindi con anche quelli che a prima vista possono sembrare difetti, ma che in difetti non sono, sono semplicemente il frutto dell'artigianalità del prodotto. Quindi ben venga questo modello nuovo, questo il piccolo con la corona che vi ha messo, special edition, ma non vorrei mai, e questo però con scelta dell'azienda, io posso dire cosa piacerebbe a me, che Fatip diventasse come le altre, no? Cioè, Fatip deve rimanere Fatip, secondo me. Che è un'eccellenza italiana ed è anche un unico italiano. Facciamo il viso. Allora, rasoio eccezionale, ma questo si sapeva già. Non è un BBS, ma perché la lametta è meno, secondo la mia esperienza di oggi, incisiva rispetto a quella verde, ma di poco, devo provare con altri rasoi, perché adesso abbiamo usato la testina gentile e magari con la testina normale diventa ancora più tagliente. Qua sotto forse ancora qualcosina, proviamo, ecco. Ecco, la lametta è docile. Il rasoio è comunque gentile, non docile, ma gentile. E il risultato, secondo me, è ottimo, anche se non è un BBS, ma questo per la lametta, perché la lametta, io avevo provato con la verde, con un altro tipo di rasoio, ma sempre con una testina gentile. E il risultato è diverso, ma comunque è ottimo, cioè non c'è niente praticamente, stiamo parlando di dettagli. Riponiamo la lametta nel nostro tradizionale cimitero delle lamette delle lamiure. Mi è caduto il pettine intanto, ma robustissimo. Sciacquiamo il rasoio e la riponiamo anche perché è un rasoio da collezione, perché è limitata, quindi limited edition, special edition, no, special edition, non limited, non si sa, insomma, potrebbe non essere limited, è special edition. La rimontiamo e andiamo con il dopo barba.
Allora, dove va? Siamo in Italia, abbiamo detto Vitos, e allora qui andiamo di Vitos. E non è un Vitos qualsiasi, mi scuso, mi devo. Questo è il Gran Vitos. Cioè Vitos, prodotti proprio da Barberia, guarda che roba. Guardate qui, Vitos. Anzi, queste cose qua non piacciono. Faccio una cosa molto più semplice, guardate. Mamma che splasciata. Vitos blu, ce ne sono vari colori, io ho trovato in un negozio di fornitura da barbieri. Questo è non riesco a capire. Comunque ha una nota di liquirizia, una nota non male. Lo rimettiamo a posto e niente. Allora, cosa possiamo dire di questi prodotti? Ottimo prodotto Vitos, ottimo rasoio Fatip, questa edizione nuova, Fatip che probabilmente come dire, si lancia i nuovi prodotti, bene così, bene per l'Italia, che insomma è un po' l'eccellenza italiana, l'unicum italiano nella rasura e sicurezza, quindi ottimo. La lametta Derby, delicata, dolce, e il pennello, vabbè, lo conoscete tutti. E quindi niente, io vi saluto e ci vedremo prossimamente, non so quando, perché ultimamente non ho più la possibilità di dare scadenze esatte, ma insomma, ci vedremo. Vi consiglio questo Fatip, perché è veramente un ottimo rasoio. Buona giornata a tutti e buona barba a tutti.